Pace a te, anche stasera siamo insieme in questa serata di preghiera insieme. Ci siamo cinque pastori da questa parte, e dall'altra parte ci sei tu con tante altre persone che possiamo insieme lodare il Signore. Pace a voi, fratelli, Dio vi benedica. E così mettiamo, Gattolo, ci mettiamo attenzione. insieme stasera e lodiamo il Signore con tutto il nostro cuore ed attendiamo che l'unzione dello Spirito Santo si posi su ciascuno di noi, dovunque ti trovi. Lo Spirito Santo può avvolgere la tua mente, il tuo cuore, il tuo essere, l'ambiente dove sei e espande la sua presenza in un modo speciale. Prima che andiamo avanti vogliamo cantare un bel canto che dice l'unzione scende su noi. Il numero è 719 sul nostro inario. Se non ce l'hai lo puoi richiedere così puoi cantare anche quando non siamo in onda. Cercalo, chiedilo e ti sarà mandato gratuitamente. Cantiamo insieme questo bel canto. Gloria a te Signore. Mm.

i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328-873-7893 e se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39. Ti voglio ricordare che se non puoi seguirci in televisione ci puoi seguire anche su YouTube, siamo in diretta, ci puoi seguire tramite Whatsapp, ci puoi seguire tramite Telegram. Ci puoi seguire su Facebook, ci puoi seguire dal sito www.paroledivita.org. Quando cerchi Parole di Vita TV ci trovi e ci segui. Ti voglio raccomandare di condividere quello che prendi, così insieme evangelizziamo più persone possibili. E così vogliamo pregare che l'unzione dello Spirito Santo scenda su ciascuno di noi, che lo Spirito Santo avvolga le nostre menti e i nostri cuori. Quando diciamo l'unzione scende su noi, l'unzione vuol dire che in quella unzione che sentiamo su di noi o sulla parola, nella parola, c'è il potere di Dio. Questo vuol dire, vuol dire che quando la parola è unta, quando arriva su di noi produce benessere, produce miracoli, produce risposte, cambia la nostra mente, il nostro cuore, alleggerisce il nostro essere e sentiamo che qualcosa di diverso sta toccando il nostro cuore e desideriamola insieme. Desiderare vuol dire anche andare insieme al Signore di pari sentimento e chiederglielo perché Dio ci regala tante cose, ci ha donato la vita, noi gliel'abbiamo chiesta, ci dona ogni giorno tante cose per il nostro fabbisogno. Ma nella parola di Dio troviamo che le cose spirituali bisogna chiederle. Sì, perché ci sono state tolte a causa della nostra disobbedienza e per riceverle dobbiamo chiederle. Hmm. Dio ce li vuole donare, ma sai quando chiediamo qualcosa poi gli diamo anche il giusto valore, perché se no non gli daremmo neppure il valore che ha, perciò chiediamoglielo insieme, mettiamoci insieme di pari sentimento, se ti puoi alzare e insieme con noi, mentre iniziamo questa riunione di preghiera e condivisione della, tua, della sua parola, fallo. È vero che non siamo in una sala di culto, ma è vero che siamo davanti a Dio e cerchiamo la sua presenza. Neppure Mosè nel deserto era in una chiesa, ma Dio si manifestò in un modo potente. Neppure Elia quando era sul Monte Carmelo era in una chiesa. Ma Dio si manifesta dove noi siamo, in ogni luogo, perché Egli è il Dio onnipresente. Vuol dire presente dappertutto ed è presente anche dove sei tu e dove siamo noi. E per lo Spirito non c'è distanza, perciò davanti a Lui siamo come in una sola sala, insieme ed insieme vogliamo pregare. Che lo Spirito Santo avvolga i nostri cuori, le nostre menti e con tutto il cuore invochiamo la sua presenza e la sua unzione su di noi. Preghiamo insieme. Signore Padre Dio, veniamo a te tutti insieme nel nome di Gesù Cristo e per i suoi meriti e chiediamo a te che per lo Spirito Santo tu rilasci la tua divina presenza su di noi, in mezzo a noi, su ciascuno di noi e dove noi ci troviamo, sì, Spirito Santo di Dio, vieni su ciascuno di noi, influenza la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, avvolgici, avvolgi i nostri sentimenti, il nostro cuore, toccaci. Espandi la tua presenza su di noi, sulle nostre famiglie, sulle cose che facciamo sul nostro lavoro, nella nostra casa, nei nostri bisogni. Padre Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo e che per lo Spirito Santo tu operi su ciascuno di noi. Nel nome di Gesù Cristo te lo chiediamo. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. C'è una breve meditazione che voglio condividere condividere con ognuno di noi. Normalmente quando si chiede a un figlio che cosa vuoi fare da grande e quando ci sparano cose troppo a lungo, eh, li, cerchiamo di non scoraggiarli, ma per esempio se qualcuno dice io voglio diventare dottore ed è alla prima, alla seconda elementare, Cominciamo a fargli notare che guarda, che quelle sono delle materie difficili, calcola che parti a sei anni, sette anni, però devi arrivare, se tutto va bene, devi affrontare dei sacrifici, devi arrivare fino a 27, 28 anni, ma devi essere bravo perché se no arrivi a 35 e ancora non ci sei arrivato. E cerchiamo di fargli comprendere quanto è importante quella scelta. È solo un piccolo esempio per dire che quando leggiamo il Vangelo, quando leggiamo la parola del Signore e il Signore ci arruola, ci chiama, ci invita, molte volte fa proprio così con ognuno di noi. Leggiamo insieme nel Vangelo di Luca, nel capitolo 9, verso 62, cosa ci dice? benedetto sia il Signore Luca 9,62 sono dei passaggi bellissimi che ci aiutano a prendere coscienza che quando andiamo al Signore e cominciamo a camminare con Lui non è qualcosa che diciamo vabbè, lo strappo tre, quattro mesi cinque mesi, un anno poi vedrò, torno indietro e me ne vado no Partire in questo modo partiamo già col piede sbagliato. Partiamo per ricevere il Signore, camminare col Signore, giungere al traguardo e ricevere la corona della vita. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Un narratore distratto che volge lo sguardo indietro come la moglie di Lot va all'inferno proprio ad un passo dalla sua salvezza. Diciamo che questo esempio ci aiuta a comprendere. La moglie di Lot era a un passo dalla sua salvezza e per... Disubidire a Dio aveva il cuore verso quella città e dei beni che aveva lasciato, perse l'occasione di essere salvata. Quanti ce ne sono che sono quasi vicini e per un pelo? Come quando dobbiamo prendere il treno, se arriviamo che il treno sta partendo, l'abbiamo quasi preso, ma l'abbiamo perso siamo restati e poi se è un lungo viaggio se quel treno attraverso le coincidenze ci deve portare all'aeroporto e dall'aeroporto dobbiamo andare all'altra parte del mondo la perdita di quel treno abbiamo perso tutto il viaggio così è la nostra vita cristiana proprio a un passo della salvezza è uno che ha perso una parte del suo tempo senza concludere nulla, perché va vanificata anche quella parte di tempo che è andato a messa, è andato al culto, ha letto, ha studiato la parola di Dio e alla fine perde la sua vita. E che cosa è servito? Perciò Dio, quando ci chiama, Gesù, quando ci parla, mette delle condizioni, ma è per il nostro bene, per farci riflettere quanto è importante la scelta che facciamo. Leggiamo come si spiega Geremia. Nel capitolo 4, verso 3, dice così, leggiamolo, una conversione spirituale dalla condizione di peccato e di rovina. Guardiamo insieme. Poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e di Gerusalemme: dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine. Che vuol dire quando si dissoda un campo, si gira sotto sopra il terreno. Cosa vuol dire questo per noi? È una conversione, una conversione spirituale dalla condizione di peccato e di rovina ad un cuore preparato per far crescere tutto ciò che riguarda la salvezza. Guardiamo come in una terminologia eh, di contadini Gesù ce lo spiega. Nel capitolo 13 di Matteo, verso 18 e 19, ci aiuta a comprendere che cosa dice il Signore con questi esempi di coltivatori diretti che tutti possiamo comprendere. Voi dunque ascoltate che cosa significa significhi la parabola del seminatore. Leggiamo il verso 19 e poi leggiamo il 23: "Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui". Questo è quello Seminato lungo la strada, ma ce n'è un'altra parte nel verso 23 che ci fa comprendere che, se noi prendiamo seriamente a cuore quella che è la scelta fatta, guardiamo insieme: quello invece seminato nella buona terra è colui, e colei che ode la parola e la comprende, egli quindi o lei porta del frutto e rende il 160 e il 30 per 1. Tre tipi di terreni fertili, tre tipi infruttuosi ci sono nella parabola, ma ce ne sono tre tipi fruttuosi che portano 30, 60, 100. Il primo motivo che non, non dobbiamo essere distratti è l'impegno che ci vuole per coltivare il proprio cuore. Quando Gesù dice che dobbiamo arare, leggiamo insieme in 1 Corinzi capitolo 3 verso 9, si riferisce al primo campo che dobbiamo arare, mm, è il nostro cuore. E perciò dobbiamo già cominciare ad impegnarci e non possiamo guardare indietro perché il nostro cuore è malvagio è selvaggio e poi ci nasce di tutto, noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio, siamo il campo di Dio e siamo collaboratori di Dio, pensa guardare indietro vuol dire perdere tanto, <ride> guardiamo in secondo Corinzi capitolo 10 verso 15 come ci fa vedere un campo che è il nostro cuore? È un altro campo che il Signore ci mette davanti. Cioè dobbiamo usare l'aratro per coltivare il nostro campo e l'aratro per coltivare il campo che Dio ci dà da lavorare. Pensa se siamo distratti, non facciamo niente né nella nostra vita né nel campo che ci mette il Signore a lavorare. Non ci vantiamo oltre misura di fatiche altrui, ma nutriamo speranza che crescendo la vostra fede saremo tenuti in maggior considerazione tra di voi nei limiti del campo di attività assegnatoci. In parole diverse, che cosa sta dicendo il Signore? Nella sua parola dice che ci viene assegnato un campo di lavorare, due campi Dobbiamo arare il nostro cuore, lo dobbiamo dissotare e poi dobbiamo arare e dissodare un campo che ci affida a Dio perché ci chiama nel suo campo, nella sua vigna. Se guardiamo indietro, pensa per un attimo: dove andiamo a finire? Dio ha in mente per ognuno di noi molto di più: <coughs> non vuole. Non vuole solo, come leggiamo in Matteo capitolo 13, 23, leggiamolo insieme. Non vuole solo che noi portiamo il 30, il 60, il 100. Quello invece seminato nella buona terra è colui che ode la parola e la comprende egli quindi... Porta del frutto e rende il 160 il il, e il 30 per uno. Ma, come dice in secondo Corinzi, capitolo 10, verso 16, nel campo che ci mette a lavorare, si aspetta che noi ci lavoriamo seriamente per poter evangelizzare anche i paesi che sono al di là del vostro senza vantarci, cioè il Signore ci mette nel suo campo per portare l'evangelo e ci vuole impegno, non possiamo guardare indietro perché se guardiamo indietro non combiniamo niente nel campo altrui come nel campo altrui di cose già preparate. Quando ci chiama e dice in Matteo 10:37 il Signore ci prepara per fare seriamente con lui. Perciò tutti i consigli che lui ci dà lungo il cammino ci fa comprendere il valore della chiamata che abbiamo ricevuto quando il Signore è passato sulla nostra strada e ha detto seguimi chi ama Padre o madre più di me non è degno di me e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me mm. e non muore alle altre cose verso 38 non riusciamo a seguire il signore restiamo sicuramente per strada quando i soldati ci sono lungo la strada che hanno cominciato a seguire il Signore e sono restati come dei feriti lungo la strada. Signore, aiutaci, chiediamoglielo insieme, di poter recuperare quanti sono feriti e quanti sono restati in, indietro. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. È una cosa seria seguire il Signore. Mm. Abbiamo letto. In Luca 9,62 che dice: Chi mette la mano all'aratro e guarda indietro, leggiamolo insieme. Perché dice questo il Signore? Ci prepara, come ho detto. Come un genitore pre, prepara il figlio a otto anni: Dice, Papà, io voglio diventare ingegnere, non so di che cosa di quelle che ci vuole un grosso impegno. Il papà non è che non desidera che il figlio arrivi, ma gli mette davanti che la cosa è seria, così fa il Signore con noi. Perché noi molte volte al primo soffio, alla prima ondata, alla prima, eh, alla prima chiamata, e un piccolo soffio di vento dello Spirito sulla nostra vita, uh, che succede? Poi restiamo per strada. Il Signore viene a noi pure stasera e dice: Nessuno. Quando dice nessuno, il Signore mm. non dice uno sì e uno no. Dice: Nessuno. Se restiamo per strada, perdiamo il traguardo che ha messo davanti a noi: Nessuno. Gesù ci prepara per far sì che arriviamo fino... Mm. Leggiamo insieme dove dobbiamo arrivare. In Matteo capitolo 10 verso 22, sto quasi per terminare, gloria al Signore 10 22. E diciamo Signore aiutaci insieme. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi, do, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Vedi, il Signore ci mette davanti tutte le tabelle di marcia per farci comprendere le cose che accadono sul nostro cammino. Quando noi le sappiamo, allora facciamo bene. Gesù non è uno che chiunque si avvicina e dice: Un giorno gli disse uno, io ti seguirò dovunque tu andrai Gesù gli mise le condizioni disse guarda che gli uccelli hanno i nidi le volpi hanno le tane, io non so dove posare il capo in parole diverse vuole dire che se stasera vieni con me e io dormo sul monte tu devi dormire sul monte insieme con me eh, non sappiamo quel volontario che fine fece però Gesù non inganna nessuno, grazie Signore. Leggiamo insieme in Giovanni 8, 31. Che bella è la parola del Signore. Ci aiuta, non ci inganna mai, ci parla con chiarezza. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui. Lo dice a noi stasera, che abbiamo creduto in Lui, se perseverate nella mia parola. Siete veramente miei discepoli. E porto un esempio. Nell'Epistola a Timoteo, nel, nella seconda Epistola a Timoteo, nel capitolo 2, verso 4, ci dà un altro esempio per comprendere. Credo che chi ha orecchi da odire o abbiamo capito bene che vuol dire seguire il Signore. E il vantaggio è tanto: è vita eterna. E la sua assistenza e colui che ha detto: Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Lo sarà anche dopo, ma le condizioni restano queste. Nessuno prestando servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita. Se vuol piacere a colui che lo ha arruolato proprio come un soldato in servizio e estraneo alla vita civile, noi. Dobbiamo evitare distrazioni, dobbiamo seguire il Signore. Quando lo seguiamo così, la sua assistenza, la sua presenza, lo Spirito Santo non ci lascia mai. Hai capito molto bene, è importante. Diamoci una riveduta e continuiamo, non guardiamo indietro, continuiamo a guardare la punta dell'aratro, che ogni parte del campo prima del nostro cuore sia veramente lavorato come si deve e poi il campo che ci ha affidato il Signore che lo possiamo fare con intelligenza impegno e che anche quello sia lavorato nel modo che possa portare frutto per la gloria del Signore Dio ti benedica continuiamo a restare insieme e così uno dopo l'altro andiamo avanti con il Signore. Alla fine preghiamo tutti insieme. Voglio chiamare il fratello Biaggio Narducci che è insieme con noi. Fratello mi senti? Ci sei? Pace ci sei? Mi senti? Fratello Biaggio? Viaggio passiamo all'altro fratello Antonio Izzo. Ci sei, fratello Izzo? Sì, ci sono. Mi sento allora vai avanti, tu, poi ci mettiamo a posto con il fratello Narducci. Vai avanti, tranquillo. Dio ti benedica sì. e continuiamo. Alleluia. Pace a tutti nel Signore, Dio benedica questa trasmissione. Dio benedica tutto quello che si fa per uh, permettere che la parola di salvezza attraverso il Vangelo arriva nei cuori di tante persone. Bene, come sempre il pastore Cataldo mi anticipa su, su alcuni punti che penso di trattare. E questo mi rallegra il cuore perché si continua a vedere che l'opera dello Spirito Santo è uno, lo Spirito è uno e vuole parlare ai nostri cuori. Ho un verso della scrittura questa sera che voglio trattare con voi che ci seguite, che è scritto nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 8. Verso 13, la scrittura dice così: Un nuovo patto egli ha dichiarato antico il primo, ora quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire. Benedetto il nome di Gesù. Voglio dire una cosa. Spesse volte non sappiamo se lavorare più il nostro esteriore che il nostro interiore. A volte anche noi credenti che abbiamo la conoscenza in Cristo Gesù, amiamo molto più lavorare quello che ci circonda, pensiamo. Come sforzarci per dare buona testimonianza, ma spesse volte è più apparenza che realtà. Allora io quindi pongo una domanda: sarà più necessario lavorare quello che ci circonda, o lavorare noi stessi per piacere a Dio? Questa è una parola che è rivolta non soltanto a chi ci segue per le prime volte, ma anche a tanti credenti che spesse volte, come citava il pastore prima, sono abituati un po' a guardare sempre indietro. Abbiamo ascoltato non guardare indietro, ma guardare avanti. Spesse volte sappiamo di esistere. Non avendo la volontà di vivere. Un'altra domanda. È più importante esistere o vivere? Dio ci ha creati e quando ha creato l'uomo ha visto che per lui è stata una delle cose più belle. Infatti ci ha fatti simili a lui. Ci ha dato il dono del libero arbitrio. E con questo noi oggi abbiamo la facoltà di fare delle scelte, di decidere il bene e il male, ma spesse volte usiamo queste facoltà a nostro svantaggio. Abbiamo letto che quello che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire. L'antiquariato può avere un grande valore ma questo va bene per gli oggetti non per le idee quante persone sanno di esistere ma non hanno volontà di vivere e spesse volte si deprimono si chiudono in se stessi soltanto perché hanno la facoltà di esistere perché un uomo esiste per mangiare per bere per vestirsi Dio ci ha dato modo di capire quanto sia importante la vita ed è arrivato al punto di testimoniarla in prima persona mandandoci Gesù come testimonianza verace e vivente della vita. Ora noi dobbiamo comprendere che <coughs> ci sono delle vecchie idee da abbandonare. Perché per non guardare indietro è importante lavorare il nostro interiore e non quello che ci circonda. Sapete, la fede di tanti credenti a volte è come l'altalena. Sale e scende. Nelle avventure buone ci sentiamo così vicini a Dio, ma nelle prime difficoltà... La prima cosa è che pensiamo che Dio ci abbia abbandonati. Allora ci sono delle idee vecchie che devono essere abbandonate. A livello personale si può essere vittima di molti convincimenti errati, sbagliati. Alcune, alcuni modi di credere si basano su quelle che sono le tante dottrine che... Vestono la cristianità. Dio conosce il cuore e l'intimo di ogni essere umano, ma spesse a volte sembra quasi che con i nostri ragionamenti e con i nostri modi di vedere e di fare, quasi quasi a volte corriamo il rischio di porci o a livello di Dio, o addirittura a volte c'è chi, chi cerca di superare l'intento di Dio quando convida su se stesso. E non chiede consiglio a dio per eventuali difficoltà una delle prime situazioni che voglio analizzare insieme a voi che ci seguite è quando riusciamo a giustificarci in tutto quello che ci circonda dicendo non è colpa mia sapete la maggior parte delle persone che commettono degli errori fanno fatica a riconoscere quegli errori come uh, uh, difficoltà di se stessi. Perché, spesse volte, siamo convinti di esistere, ma non abbiamo lo stimolo di vivere. Mentre Dio ci ha creati proprio per farci apprezzare la vita, come, come ho già detto, e per darci stimolo di vita. Sapete che. <coughs> Ci sono molti fattori che causano fastidi interni ed inconvenienti. Ma indubbiamente una delle esagerazioni che noi a volte amiamo attribuire è che tutto quello che succede di sbagliato nella nostra vita non è mai colpa nostra, ma o del mondo intero o della società o di chi, o di chi ci fa arrabbiare o di chi... Uh, diciamo così riusciamo a, a rendere colpevoli al posto nostro e questa è una delle idee sbagliate che abbiamo noi umani al di là di quello che è un credente o chi non lo è e questo è un particolare che deve essere abbandonato perché è un'idea sbagliata quando Dio ha creato l'uomo e lo ha messo in quel giardino meraviglioso dopo avergli mostrato tutto il bene che lui aveva fatto, ha detto semplicemente: ha detto: governate governate e dominate tutto quello che, ci, che vi circonda. Spesse volte proprio perché cerchiamo la perfezione fuori e non dentro, riusciamo a dominare a volte a governare alcune situazioni che ci girano intorno ma facciamo fatica sempre a conoscere e a governare noi stessi e invece dobbiamo sapere che il punto principale è il nostro essere che impara a lavorare se stesso impara a conoscere Dio impara a, a relazionarsi con tutto quello che Dio ha ha creato perché ha stimolo di vita. Un altro punto che bisogna abbandonare perché abbiamo letto di un nuovo patto è il fattore di essere realisti e non idealisti. Ecco un altro punto coinvolgimento sbagliato. Che cosa vuol dire essere realisti? A quale realtà ci si riferisce? A quella che potremmo definire realtà ordinaria, quella che è sotto gli occhi. Chi si limita a questa realtà non ha neppure la vaga idea del mondo dello spirito. Dio è una realtà e non ci sono dubbi sulla sua esistenza. La creazione visibile è una delle chiare testimonianze del Signore stesso. La Bibbia ci ricorda che nonostante questo c'è chi dice che Dio non esiste. Nel Salmo 14 verso 1 dice lo stolto in cuor ha detto Dio non esiste. Quindi chi fugge dalla realtà e chi non riesce a vedere oltre il suo naso quello che che cerca di individuare di far crescere la propria fede basandosi sempre su quello che vede intorno e mai su quello che bisogna far crescere nel proprio dentro allora ecco rientra in un realismo vero e più completo vedere la realtà altrui per quello che è la loro realtà o meglio come loro percepiscono la realtà, che poi è un sentiero che viene seguito, un esempio di realtà superiore e di percezione della sola realtà ordinaria, è un esempio che ci riporta nella scrittura, in secondo re capitolo 6,13, quando Eliseo se ne stava nella sua dimora con il suo servitore Geazi, quando il re uh, Assirio fece circondare la sua casa da un esercito, lui si dovette appellare all'intervento di Dio perché il suo, il suo servitore, spaventato da quello che vedeva, non riusciva a vedere oltre a quella che era la, la propria esistenza. Allora, Eliseo dovette pregare affinché Dio apriva gli occhi del suo servitore, per potergli fargli vedere che le idee di Dio vanno oltre a quella che è la nostra realtà. E infatti, Dio mostrò non soltanto ad Eliseo, ma al suo servitore che un esercito celestiale era dalla loro parte, quindi quelli che erano con lui erano più numerosi di quelli che erano attorno a lui. Spesse a volte corriamo il rischio di non renderci conto che è molto importante lavorare se stessi più di lavorare ciò che intorno ci circonda. Sapete quante ore un credente oggi spende alla presenza di Dio? Sono poche, veramente sono poche. Ma questa esortazione viene proprio per convincere che ci sono alcuni punti di vista, alcune idee che fanno parte di un costume di vita e quelle vengono chiamate antiquariate, idee vecchie, modi di vedere sempre lo stesso. Dio è molto più di quello che il nostro cuore può pensare, Dio è molto più di quello che la nostra vita può immaginare. Sapete, Dio ci ha presentato lo Spirito Santo per farci entrare nel territorio dello Spirito. Quindi l'altra volta, nell'intervento nel, nell precedente, ho detto che bisogna abbandonare il passato per vivere un presente più vigoroso e più di forza. Ma sapete, a volte... La realtà di quello che viviamo ci condiziona molto e non ci permette di ampliare la nostra idea, il nostro pensiero nei riguardi di Dio. Perché diamo per scontato tante cose e spesse volte la fede di tanti viene a mancare proprio per il fatto che non riusciamo a vedere Dio oltre a quelle che sono le nostre forze e le nostre misure. È importante sapere. Che anche la Bibbia dice che la fede mm, è un'esercitazione di un qualcosa che non si vede, quindi tu puoi avere un'idea diversa da quella che è la realtà della vita di Dio, perché Dio è molto più di quella che è la realtà della nostra vita. La nostra vita a volte è resa misera. Soltanto perché il nostro occhio non riesce a vedere più di quello che è l'orizzonte che Dio ci ha messo do, davanti. Dobbiamo comprendere che credere che a volte si può anche sognare e questo non implichi la realtà. Ci sono alcune forme di pensiero che sono reali. Ma spesse volte noi, proprio perché non riusciamo ad essere uh, uh, in accordo con noi stessi, non riusciamo a sperimentare quella pace veramente che Dio ci ha dato attraverso Gesù nel nostro cuore. Questo ci limita a volte a guardare più avanti di quello che la nostra vita ci presenta sapete è molto importante iniziare a comprendere che qualcosa sta cambiando e iniziando a capire che lo svolgimento di tutto quello che ci circonda attorno è un qualcosa che la parola di dio già ne ha parlato molti anni fa quindi se oggi stiamo vivendo ciò che è la realtà della scrittura perché non credere che Dio può fare più di quello che noi pensiamo e più di quello che noi immaginiamo. Abbiamo ascoltato non guardare indietro, ma spesse volte si guarda indietro perché avanti non c'è speranza e non c'è futuro. Quindi è importante imparare a guardare dentro di noi, perché la vera realtà della presenza di Dio è dentro ognuno di noi. Non per caso Gesù disse che il regno di Dio era dentro di noi. Quindi, quando ci invita a cercare prima il regno di Dio, cercare ciò che Dio ha fatto nella vita di ognuno di noi, l'antiquariato e le vecchie cose è un, è un qualcosa che appartiene a quello che è, eh, diciamo così, uh, mh, mh, alle persone che non riescono ad immaginare che Dio può cambiare, può capovolgere ogni situazione. C'è anche un passaggio che l'Apostolo Paolo fa alla lettera ai Romani quando dice proprio che non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Chi si, chi si limita a basare la propria vita su quello che, che lo circonda e spesse volte poniamo anche le nostre credenziali, quindi abbiamo una fede che sale quando le cose ci vanno buone, bene e che scende quando le cose non ci vanno bene. È soltanto una persona che si conforma a questo mondo. Chi si conforma a questo mondo non fa altro che raccogliere delusioni e non riesce mai a guardare oltre a quello che, che Dio vuole fare. Quindi l'esortazione che questa sera voglio darvi lasciatevi rinnovare nella mente credete in Dio cercatelo con tutto il vostro cuore con tutta la vostra forza perché quello che Dio doveva manifestare già lo ha manifestato attraverso Gesù Cristo quindi quel Gesù che ha detto io sarò con voi in ogni tempo non vi abbandonerò e non vi lascerò mai soli Quel Gesù vive dentro ognuno di noi. Quindi, se vuoi cercare Dio, cerca prima il tuo interiore, cerca il tuo dentro, cerca uh, la presenza di Dio dentro. Non cercare la presenza di Dio nei fattori della vita che ti circonda. Perché le cose che ci circondano sono per un tempo, sono per un momento. Quindi. L'Apostolo parlava di un nuovo patto, le cose eh, che appartengono, diciamo così, come abbiamo detto, uh, um, all'antico e che invecchiano sono prossime a scomparire. Tutto quello che ci appartiene oggi è prossimo a scomparire. Quello che rimane per sempre è la presenza di Dio nel cuore e questa noi la vogliamo sperimentare ogni giorno la vogliamo sperimentare eh, in ogni momento perché questo dio è sempre pronto ad ascoltarci ad accoglierci eh, eh, ascoltavo una testa, ho letto un messaggio nella chat mentre il pastore parlava di una donna che diceva da quando mi sono accostata alla chiesa evangelica delle Adi eh, più prego e più mi succedono cose eh, non buone Cara sorella, spero che ci stai ascoltando. Devi sapere che devi accostarti a Dio. Devi permettere che Dio lavora in il tuo cuore. Lo devi credere per quello che Egli è e non perché lui debba fare qualcosa di speciale nella tua vita. Anche se questo viene automaticamente perché il nostro Dio è un Dio di, di amore e di benevolenza, di gioia, di pace. Però accostati a lui perché lui è Dio e non perché è un Dio che predica la Chiesa evangelica oppure un'altra denominazione. Guardate, ci sono tante idee che devono essere abbandonate, tante idee vecchie che ci legano a tante dottrine e non ci permettono di realizzare veramente Dio chi è. Dio è più di una religione, Dio è più di una dottrina, Dio è più di, di tutto quello che tu pensi. Dio è la vita e la vita è un dono meraviglioso. Quindi fai un esame, esisti o vivi, esistere o vivere. Ricordati che la vita la puoi costruire in base a quello che pensi, quindi vigila sui tuoi pensieri affinché i tuoi pensieri siano giusti e anche la tua vita sarà giusta abbiamo un grande Dio che non ci abbandona mai quindi confidiamo in lui ricorda chiedi rinnovamento nella mente e nel cuore perché è, è arrivato il tempo di abbandonare vecchie idea, ideali vecchie idee è giunto il tempo che bisogna cercare Dio con tutto il cuore Gesù lo disse donna allora viene che i veri adoratori adoreranno il Padre nello spirito e nella verità. È così difficile pensare questo? È così difficile arrivare a sperimentare questo? Non è difficile. Basta che tu inizi. Inizia questa sera. Inizia oggi a cercare Dio con tutto il cuore. Ricordati, esistere o vivere. Dio ti ha creato non per farti esistere ma per farti vivere e la vita viene accettando Gesù nel cuore perché lui disse io sono la vita quindi vi esorto veramente a iniziare a fare un lavoro più dentro di noi che fuori di noi perché ne vale la salvezza delle anime nostre voglio pregare Signore, ti ringrazio per questa opportunità che tu ci doni. Ti ringrazio per il bene che tu ci dai. Ti ringrazio perché tu parli in tanti modi ai, al cuore dell'umanità. Signore, un'umanità che oggi si divide ancora tra religioni, tra pensieri, tra idee: tu sei la realtà della vita, o oh Dio del cielo! Tu sei la vita e chi a te ha la vita, Gesù. Quindi chi ha te, Signore, non esiste malattia, non esiste depressione, non esiste difficoltà, perché tu sei la vita, tu non ci hai creati per farci esistere, ci hai creati per farci vivere. E quanto è importante, Signore, lavorare noi stessi, perché dobbiamo piacere a te. E basare il nostro credere su quello che tu sperimenti nella vita di ognuno di noi, quindi abbandona le vecchie idee, abbandona eh, le tue vecchie eh, i, i, i tuoi vecchi ideali. Affidati al Signore, perché Lui è la potenza. Tu ancora non conosci la potenza di Dio, ma dal momento che tu Gliela chiedi, Lui farà vedere in te una trasformazione radicale, perché Lui è l'autore della vita, ricordati, e non dimenticarlo mai, che tu non esisti, ma tu vivi, tu vivi, perché Dio vive e vivi anche tu. Quindi pensa al positivo, pensa al positivo che tutto questo che stiamo facendo anche noi attraverso questo canale è soltanto per trasmetterti questo pensiero che Dio è vita e chi ha Gesù nel cuore ha la vita. Signore grazie, suggella questo bene per chi ci ascolta. Ungi i miei fratelli che parleranno e fa che la tua unzione sia un filo diretto, Signore, perché abbiamo bisogno della tua unzione. Ti ringraziamo nel nome di Yeshua, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Santo, Alleluia, soffia, Spirito Santo, in lungo e in largo. Alleluia, amen, amen, amen. amen, amen. Grazie Antonio, Dio ti benedica e credo che sia arrivato... E il fratello Biaggio Narducci, ci sei? Sì, ci sono. Fratello Biaggio, la posso perseveranza far... la perseveranza va premiata, ah, grazie niente. al Signore. Grazie Volevia. al Signore. Dire, poi voglio far parlare un po' a Pastore Carlo perché poi c'è un problema, a casa, deve andare a casa e dopo faccio io perché col telefonino ho avuto i problemi l'altra volta. Ah, di là, va bene. Sono di qua. A Pastore, allora facciamo: posso far... Vai, vai Carlo, vai. vai. Gloria al Signore. Alleluia. Amen. E che dire? Vai tranquillo, Dio fratello caldo. Amen. Amen. Sì. Dio è buono e ci Amen. ama Amen. Gloria a Gesù. come insieme siamo. Insieme a certo, ci invita perché eh, è tempo e c'era un, un, un dei versetti in marco eh, capitolo 1 dal versetto 14 al versetto 20 e vado a leggere dopo che Giovanni fu messo in prigione Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio dicendo il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino avvicinatevi e credete al Vangelo Ecco, qua già si vede uh, un tempo, era il tempo di Giovanni che ha fatto il suo ministero a Battesato, poi Gesù è stato condotto nel, esatto. nel deserto, e ha avuto le sue tentazioni, ha superato e quindi uh, chiama a un tempo. È tempo di... Uh, il tempo è compiuto, quindi eh, c'è stato un passaggio di, di consegno, una staffetta fra Giovanni Battista che termina il suo mandato, e da questo momento inizia il mandato di Gesù, la missione di Gesù. Eh, è come Gesù ci invita a cambiare, vedetevi e credete nel Vangelo. Ma oltre a dirlo, lui è l'esempio. Lui stesso cambia. Non è più un tecton, un uh, carpentiere, un falegname, come vogliamo dire, no. ma diventa, diventa uh, il messia. Si esplicita, inizia la sua mh, testimonianza, il suo ministero, la sua missione, che poi concluderà al Golgota, come tutti uh, sappiamo bene. Quindi, eh, dice pure Ecclesiastes, eh, il tempo lo possiamo misurare in eh, secondi, in minuti, in ore, in giorni, eh, eccetera, ma eh, noi per tempo diciamo pure eh, è tempo che ti sposi, per esempio a un figlio che ha una certa età, eh, dice è tempo di, che prendi moglie. Oppure eh, adesso è tempo che io mi metta a studiare. Questo c'è un altro mm, metodo di concepire il tempo. Adesso è tempo di scegliere, di convertirsi. Perché il tempo è compiuto. Gesù ha manifestato il suo essere, il Messia. E quindi cosa fa? Diciamo dal versetto 16 al 20. Mentre passa lungo il mare di Galilea egli vede Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Gesù disse loro: Seguitemi e io farò gli uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca eh, e subito li chiamò ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, se ne andarono a dirlo a lui. Ecco, abbiamo visto che Gesù passa all'azione: ha bisogno di noi, ha bisogno di persone che possano seguirlo senza farsi troppe domande. Passa di là e vede Andrea no, ci sono. e Simone suo fratello, e disse: Seguitemi, e io farò di voi i pescatori di uomini. Ed essi lo seguirono. Quindi, la prima conversione l'abbiamo in queste persone che hanno lasciato tutto quello che erano lo le loro certezze, il loro lavoro, la barca. Eh, Giovanni e Giacomo hanno lasciato il padre da solo con gli operai, e hanno seguito questa persona che diceva: venite con me vi farò pescatori di uomini. È strano perché si pescano. Immagino che si sono fatti pescatori di uomini, questa è una novità non ho mai sentito. E, e io so che si pescano i pesci ed ecco che. L'obiettivo di queste persone è cambiato, è cambiato perché io se tolgo dal loro habitat naturale muoiono perché non hanno più la possibilità di respirare, quindi li vendo e faccio i miei interessi, guadagno qualcosa e posso vivere i miei figli famiglia eccetera adesso cambia l'obiettivo io vado a prendere delle persone che non stanno nel loro habitat naturale ma che ci sono caduti stanno in acqua stanno annegando quindi io pesco e questa volta il pescato invece di morire vive acquista una vita grazie Gesù per cui adesso non è più eh, mio interesse pescare, ma il pescato io pesco per l'interesse del pescato. E quindi il mio obiettivo è non io. L'interesse dell'altro, l'interesse di chi veramente sta annegando, sta in un mare e non riesce a venirne fuori da solo. Quindi il Signore ha bisogno di noi per andare a recuperare queste persone che stanno annegando magari del male dell'idolatria, dell'ingredulità, della mancanza di fede, dell'ateismo, sì. di tutte queste cose che, pure di una religiosità fatta soltanto di rituali di, di, di riti che anziché accostare a Dio lontana quindi Gesù parla di momento è il momento di cambiare l'ora è il tempo è compiuto diciamo. quindi è tempo di ravvedersi e credere al Vangelo è la conversione è la solita cosa che noi predichiamo. Ravedersi e capire di aver iniziato. Conversione è quella cosa che al mondo dà un po' fastidio come termine, perché dice convertirmi, adesso devo fare le processioni, devo andare, eh, devo dire preghiere interminabili e questo è una cosa che il mondo non tanto percepisce, recepisce, ma la conversione in realtà, quando ti rendi conto che quello che è la vita, quello che hai fatto, quello che hai realizzato, non ti basta più. Quello è il tempo in cui Dio si fa sentire. Quando ti accorgi che hai investito tutta la vita in azioni, in cose, in attitudini che non ti danno soddisfazione. Quando ti sei deluso e hai capito che la tua vita è, è sbagliata, non tanto dai sensi di colpa del peccato, che Gesù ci ha liberato dal peccato, ma proprio quando tu ti accorgi che la tua vita è sprecata hai perso tempo e non hai più niente Dio ti dice ora è il tempo Amen. Sì, sì. ti manco dice il Signore gloria a Gesù hai bisogno di me santo santo, santo. cercami io voglio solo aiutarti cuore, sì. voglio solo aiutarti ad essere una persona migliore ad essere una persona per il quale io ho, per la quale io ho dato eh, il mio figlio in estremo sacrificio. Quindi Gesù chiama e dice io so com'è com difficile, com'è faticoso pescare, quanti rischi di fallimento ci stanno. Io ti chiamo a essere mio discepolo. Cipolo. Vieni a pescare insieme al Signore. E a chi non è ancora convertito, a chi non ha scelto il Signore come eh, Signore della propria vita, il Signore Gesù, io ti invito a avvicinarti a Lui con fede, perché Lui ti aspetta. Non perdere altro tempo, non ce ne stanno altre situazioni. Qualunque sia il tuo problema, qualunque sia la tua avversità, Cristo è la risposta. Dio ti benedica e ti guardi. Un abbraccio e una preghiera. Voglio signore, per, eh, ringraziarti del tempo che ci hai dato, Signore, e voglio chiederti di benedire questa iniziativa nel nome di Gesù, fa che la, la tua unzione sia su ognuno che parla, in modo che tutti quanti sia, siamo eh, benedetti dalla tua parola. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Eh, grazie, grazie Carlo, Dio ti benedica grazie, tanto sì. tanto e questa bella spiegazione che non avevo mai sentita, che noi Dobbiamo pescare uomini che stanno per affogare chi in una parte, chi è nata, chi è nata, chi è nata, per portarli al Signore Gesù Cristo. Eh? Bravo, bravo, Signore, bravo. aiutaci a collaborare con te bravo. per la salvezza di quanti sono affogati in varie circostanze signore, aiutaci 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 ebbene adesso abbiamo viaggio viaggio ci sei mi senti grazie Gesù e vai tranquillo Posso? vai avanti alleluia senti per caricarmi un po' canto un pochettino un piccolo canto eh, lo faccio a braccio come sapete e chiedo Scusa a eh, quelli che sono addetti ai lavori. <clears throat> ti vengo, peccator soffrir col cuore pieno di tristezza. Ecco io t'offro la salvezza. E tu perché non vuoi venir? bussai sovente alla tua porta con voce supplica d'amor diresti ancor che non importa morire se il salvatore tu sai che nato son per te per te io diedi la mia vita L'antica fede ormai smarrita ritroverai se vieni a me. So ben te odisti la mia voce, lontan da me perché fuggir sarebbe vana la mia croce se non rispondi al mio sospiro amen alleluia grazie Gesù siamo un dio meraviglioso e meraviglioso sia il fratello Giovanni e anche il fratello Carlo sono veramente contento e che il nome del Signore veramente li possa benedire. Alleluia. La chiamata del Signore è veramente una cosa meravigliosa. Noi viviamo la nostra vita e non ci accorgiamo che Dio ci cerca. Alleluia. Chi siamo in realtà? Alleluia. Noi, chiamati dall'amore, abbiamo risposto amando. Alleluia sì che significa che significa evangelizzare sì è dolce cosa è parlare di chi ci ama e siccome che abbiamo detto che Dio ci ama allora noi siamo felici di parlare di Gesù la fede nasce dall'ascolto come ha detto anche il fratello Giovanni come l'Apostolo San Paolo ci dice che la fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Cristo e cresce nel credente, come ha detto il fratello Petrone, il pastore Petrone: cresce nel credente a studiare la Scrittura e a modellarsi su di essa. La consapevolezza di essere di Cristo ci dona la certezza di possedere il più grande e inesauribile tesoro e nel contempo il desiderio di, condiv di condividerlo con altri ed altri ancora. Alleluia! Amare Dio ed amare il prossimo ed il prossimo ancora ed il prossimo ancora senza stancarci. Avendo fede in noi siamo certi che dobbiamo ubbidire al comando di Cristo il grande mandato di Matteo, come dice che Gesù ha fatto ai suoi discepoli: io riprendo ogni potere, alleluia. Quello che mi è stato dato, lo riprendo ogni potere. E io vi comando, andate dunque per tutto il mondo. Per tutto il mondo, predicate il mio evangelo ad ogni creatura che avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Alleluia. E perciò il Signore dice che noi siamo suoi rappresentanti. Siate i miei rappresentanti, ambasciatori in tutto il mondo. Alleluia. Ed è questa ed è questa uh, fede una certezza che cresce energicamente in noi donandoci la costanza e la final perseveranza, donandoci il desiderio di essere graditi a Dio, studiandoci di piacergli nella quotidianità, evangelizzando ad ogni opportunità e questo per tutta la vita. Alleluia. I fratelli pentecostali dell'inizio novecento, fine ottocento, inizio novecento, eh, predicavano a persone che la maggioranza erano, uh, appena appena avevano la, la seconda, la terza elementare. E allora ci stavano i canti che li aiutavano moltissimo, alleluia. I canti, quando venivano cantati, poi le persone le, le, li interiorizzavano nella mente e nel cuore e, e dopo subito, subito dicevano, io sono evangelista. Evangelista significa portare... Il Vangelo alle altre persone, alleluia. Come dice anche, come ho detto ai fratelli che, le, che, che, eh, che io avessi letto, eh, Romani capitolo 10, dal versetto 14 al versetto 21. Dunque leggo: Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto le persone? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno udranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Siccome è scritto. Quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano le buone novelle. Alleluia! Il Vangelo, la buona notizia. Ma tutti non hanno obbedito! Alla buona novella, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Ma io dico: Non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra. E le loro parole fino agli estremi confini del mondo, alleluia, in 50 anni il Vangelo è andato allora in tutto intorno al Mediterraneo che all'epoca era tutte le nazioni, alleluia. Ma io dico: Israele non ha compreso, è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto. Il potere, la possibilità di diventare figliuoli di Dio. Alleluia. Grazie Gesù. Ma io dico Israele, non ha egli compreso? Mosè nel prim, Mosè per primo dice, dice: Io mi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione contro una nazione senza intelletto. Provocherò il mio sdegno. Alleluia. Come dicevo, pochissime. Il mio pastore aveva la terza elementare, però quando arrivai nella chiesa per la prima volta, siccome che io mi smarrì quando avevo 12 anni e avevo perso il mio papà, rispondevo alla messa in latino due anni e dicevo, e dicevo quello che doveva dire il sacerdote e quello che io, io dovevo rispondere. E il sacerdote ogni volta mi riprendeva e mi diceva Tu non devi dire quello che devo dire io. Devi soltanto rispondere. Ho detto va bene, ma lo zelo, alleluia, era così forte, era così forte dentro di me che io riuscivo sempre a, ad anticiparlo un pochettino. Infatti, anche quando canto, dicono le mie figliuole, perché sono bravissime come tempo e come canto, eh, mi dicono: Papà, tu canti benissimo, però il tempo proprio eh, eh, non, non è arte per te, alleluia. E così è, è stato proprio un fatto che c'ho dentro, un fuoco, alleluia, che desidero trasmettervi l'ardore dell'amore di Dio, trasmettervi, ho ricevuto misericordia, ho ricevuto perdono e trasmetto misericordia e perdono. Questa è la cosa meravigliosa che il Signore ci ha donato, alleluia. E se aia si fa Dito, e dice... Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele, dice tutto il giorno: ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Fratelli, noi non siamo migliori di Israele. Alleluia, Dio ha fatto misericordia a noi. E poi ha reso geloso il popolo ebraico. E poi adesso il popolo ebraico si convertirà. Alleluia. Perché noi diventiamo gelosi e ci mettiamo a lodare il Signore insieme. Così la Chiesa, Alleluia. Israele e la Chiesa, un solo popolo e sarà il popolo di Dio. Alleluia. Il salvare appartiene al Signore ma dobbiamo, ma noi dobbiamo spargere il buon seme dal Vangelo e questo, e questo è il ministero che il Signore ci ha dato. Voglio dirvi una cosa bellissima, una cosa bellissima, la categoria dei pastori era una categoria povera nella, in Israele e allora questi pastori lavoravano per i grandi terrieri, per i ricchi e Ogni anno, come a noi ci danno la tredicesima quando lavoriamo, allora gli davano un agnello, un agnello eh, così di regalo. Quando ci facevano qualche regalo, gli davano un agnello. A che il pastore si faceva attraverso gli anni un gregge nel gregge del proprietario. Va bene? E questo fatto si chiama Segullah, in, in, in ebraico la parola Segullah. Cioè, il gregge nel gregge. Così la nazione di Israele è stata il greggio del Signore nelle nazioni. E noi assolutamente non dobbiamo mai parlare di Israele, perché Israele comunque rimane il popolo del Signore. Anche se Dio dice: non tutto Israele è Israele, come anche dice: non tutta la Chiesa è la Chiesa. Amen. Ma gli ortodossi dicono bene, le chiese ortodosse sono molto importanti, le chiese che nessuno deve ergersi e dire e dire io, io comando perché solo il Signore e il capo sarebbe non è il capo, non è il capo cantiere, non è il capo di una nazione, è proprio la chefale, la chefale, la testa, alleluia del corpo di Cristo. Ed è questo meraviglioso, è una cosa veramente bella che quando una chiesa poi non ci sta la testa, è semplicemente un mostro. Perciò dobbiamo stare attenti quando noi parliamo e ci crediamo superiori agli altri. È peccato, alleluia, mai dire che siamo superiori agli altri, ma siamo bisognosissimi di Dio, come giustamente parlava anche il fratello Giovanni. E il fratello carlo ed è meraviglioso che il signore ci unisce alleluia in un solo tema la salvezza l'amore l'amore la perseveranza la grazia e quando tu ascolti il vangelo non chiudere le orecchie non fare che da un orecchio da un orecchio entra e da un altro esce ma prendi questa parola alleluia Poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E questa vita è soltanto nel suo figliuolo, a che chi ha il figliuolo di Dio ha la vita. Chi non ha il figliuolo di Dio anche possedere la più bella religione non ha la vita questa è la realtà del vangelo perciò vieni Gesù nella mia vita grazie che hai dato la tua giovane vita per me sulla croce e grazie perché con il tuo sangue prezioso e puro e innocente hai pagato il riscatto dell'anima mia e Dio ti ringrazio con tutto il mio cuore e grazie per aver pagato il prezzo dei miei peccati e io so oggi che per le tue libidure io ricevo guarigione. Così se sono ammalata, ammalato, ammalata, ammalato, io prego Padre santo, ti prego nel nome di Gesù Cristo il Signore. Guariscimi ora nel nome di Gesù. Se mi sento ossesso, alleluia. E se non, non mi sento libero, io, io prego Gesù, prego il Padre nel nome di Gesù, che Gesù ha detto: Se il figliuolo di Dio vi libera, allora sarete veramente liberi. Altrimenti, a voglia a girare gli esorcisti non funziona. Non funziona senza Dio. Vi ricordate, se voi andate a leggere il capitolo 19 degli atti? Vedete che i figliuoli di un sacerdote, i figlioli di Sceva, erano, erano, erano esorcisti e quando andarono a, a, a pregare per uno sesso, allora dice nel nome di quel Gesù che Paolo predica e cercavano e cercavano, cercavano di liberare l'uomo oppure la persona, non sappiamo. Ebbene, e quelli. Disse noi sappiamo chi è Gesù e sappiamo chi è, che chi è Paolo che predica, ma voi chi siete? Nel nome di chi venite? Perciò, qualsiasi noi predichiamo il Vangelo nel nome di Gesù Cristo, il Signore. E siamo felici che tra 3 miliardi e 7 e 350 mila uomini e donne ha scelto anche a noi per servirlo. Signore Gesù. Siamo felici di seguirti, seguire le tue orme. Aiutaci ad ascoltare la tua parola e aiutaci a mettere in pratica i tuoi consigli in modo che, in modo che noi possiamo vivere il Vangelo, non soltanto predicare il Vangelo, ma vivere il Vangelo come Gesù ha fatto. Prese, prese a fare e a insegnare. Prima faceva. Prima faceva le cose importanti, il bene alle persone e poi predicava il Vangelo. Come dice e come dice "Beati puri di cuore, perché vedranno Dio". Se noi non siamo puri di cuore, vuol dire che abbiamo bisogno di purificazione. E siccome che siamo anziani, da un momento all'altro Dio ci chiama e se non siamo puri di cuore non possiamo vedere Dio. Allora noi pregheremo: "Gesù, purificaci" col tuo sangue prezioso che che il tuo sangue innocente ci lava più che neve alleluia e noi saremo bianchi e l'innocenza perduta con il peccato signore noi la ritroveremo per la tua grazia attraverso il, il tuo sangue attraverso l'ascolto della tua parola la ritroveremo nella santificazione e grazie signore Gesù per tutto quello che hai fatto per noi per quello che che, che, che fai e per quello che stai facendo e che farai, sei un Dio meraviglioso e noi ti lo diamo con tutto il cuore, con tutta la sincerità del nostro cuore, ti lo diamo, grazie Padre Santo, nel nome di Gesù Cristo il Signore, amen, amen e amen. Grazie Signore, vai Spirito Santo e porta salvezza, grazie viaggio. Dio ti benedica, non ne andare perché dopo dobbiamo pregare e anche pregare per le nazioni insieme. Adesso abbiamo Amen. il fratello Luigi Napolitano, fratello Luigi, fatti Alleluia. avanti, ci sei, mi senti? Pace, pace ci sono. Funziona si tutto, grazie al Signore. Vai avanti che noi continuiamo Voglio a pregare per te, fatti guidare dallo Amen. Spirito Santo. Alleluia. Alleluia, pace a tutti e benvenuti su questo canale cristiano, un canale che serve proprio per esortare, incoraggiare, evangelizzare. Amen, alleluia, tante anime, tanti perduti. E voglio ringraziare Dio per quest'altra opportunità, il pastore Cataldo Petrone, parole di vita, eh, i pastori che mi hanno preceduto. Alleluia, e tutti quelli che partecipano in qualche modo a portare avanti attraverso le riprese, alleluia, la parola del Signore nel mondo. È un piacere anche sapere che c'è anche l'America Latina, che c'è gli Stati Uniti, Nord America, gloria a Dio, l'Europa. È meraviglioso, dobbiamo pregare per queste cose, pregare per chi le porta avanti affinché il Signore li faccia prosperare. Eh, per quelli che non mi conoscono, eh, per la grazia sempre di Dio, Alleluia. Eh, sono l'Apostolo napolitano, eh, fondatore di diverse chiese eh, a Campobasso, a Castel di Sangro, a Carife, a Calvizzano, soprattutto la Chiesa principale, come visione, come punto d'incontro. Alleluia, Centro Cristiano Gesù, fonte di vita. Alleluia. Siamo a Parigi, da Parigi a Bordeaux, a Cannes, a Nantes, a Lille e in Francia. Alleluia, abbracciamo con la copertura paternale, spirituale, anche alcuni apostoli, pastori, evangelisti, profeti dell'Italia, come a Catania, come a Manchester, a Liverpool in Inghilterra. E collaboriamo con tantissime altre chiese per la grazia di Dio solo per farci conoscere amen alleluia io predicherò sull'epistola di Giovanni la prima epistola di Giovanni capitolo 1 dal verso 5 al verso 10 e parla della, della luce che Dio è luce gloria a Dio io leggo alleluia Or, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui siamo Dio è luce e lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con lui camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Gloria a Dio! Alleluia. È un messaggio eh, sento sempre a Dare una parola evangelistica apostolica eh, più che da studio, da, da pastorale, sono portato a, a parlare della salvezza agli altri e dico a quelli che non sono nella luce e sono nelle tenebre questa sera, a tu che sei collegato che stai aspettando una parola di speranza, una parola. Di fede, una parola d'amore che ti spinge a fare un passo, fallo, dice il Signore, perché io sono con te per portarti nel... io. Ti... ti metto nella luce dei figli di Dio, io sono la luce del mondo. Chi cammina con me non cammina nelle tenebre e eh, non pecca. Amen. Alleluia, ti incoraggio a te che sei in ascolto, a te che udrai forse registrato questa predicazione della parola. La parola dice: Ora, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, che, che vi annunziamo, c'è speranza per te stasera. Dio vuole annunziarti il messaggio di verità, un messaggio di pace, un messaggio di gloria, un messaggio di luce che ti fa uscire fuori dalle tenebre, che ti porta nel regno del suo amato figlio. Alleluia, che non ti fa guardare più indietro. Tu che forse hai messo mano all'aratro, perché ci sono anche tanti cristiani che nonostante che vengono in chiesa non vivono pienamente nella luce, perché come si diceva prima da altri pastori, <coughs> alleluia, che... Eh, Dio ci ha dato a chi il, il 30, a chi il 60, a chi il 100. A volte, alleluia, siamo così anche dal lato della luce delle tenebre. Non abbiamo lasciato del tutto, abbiamo poi eh, magari lasciato inizialmente, ma poi abbiamo ripreso di nuovo a camminare un 30% ancora nelle tenebre e poi qualcuno un 60%. E poi addirittura qualcuno è tornato proprio indietro. Perché è scritto che chi torna indietro, Alleluia, sette spiriti peggiori di prima possono entrare in quella persona. Attenti perché una volta messa mano all'aratro, non è un gioco da bambini. Alleluia, prendere gli attrezzi del regno e, e travacare, lavorare nel campo del Signore è una cosa preziosa sono pietre miliari noi siamo pietre preziose incastonate nella sua corona alleluia gloria a Dio amen il regno di Dio consiste in cose preziose e lui ha pagato un prezzo si è fatto il minimo tra tutti è venuto in terra alleluia amen è stato partorito nel corpo di una giovane donna vergine alleluia e sappiamo Alleluia, che si è umiliato, ha lasciato la sua gloria, è venuto a portare la luce agli uomini che erano nelle tenebre, ma i suoi non l'hanno ricevuto, lo hanno rigettato. Questa è una cosa pericolosa, ricevere Gesù e poi rigettarlo. Ma molti lo hanno proprio rigettato, non l'hanno proprio ricevuto, ma Gesù sapeva quelli che erano suoi, Gesù li conosceva, Gesù conosceva quelli che, che sono suoi, Gesù ti conosce, Gesù lo sa tu chi sei, ti ama di un amore immenso, di un amore eterno e ti vuole prendere, alleluia, dalle tenebre e portarti nella sua meravigliosa luce, nella sua potente luce. Dio è luce dove c'è la luce, non ci possono essere più le tenebre. Quindi fai una scelta stasera, alleluia, accetta Gesù nel tuo cuore, nella tua vita. Come tuo personale salvatore, alleluia. E tu che sei malato, fai entrare la luce, alleluia, della guarigione divina, alleluia. Gloria a Dio, credi nel Signore Gesù Cristo e vedrai la gloria di Dio, alleluia. Amen. Gloria a Dio. Allora, se diciamo, a volte di avere comunione con Lui e poi camminiamo nelle tenebre, alleluia. Noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Gesù è la verità, cosa facciamo? Alleluia. Che quando mentiamo, quando siamo fallaci inchiodiamo di nuovo il si... Signore. La... Non è così che Dio ci ha chiamati. Alleluia. Lui è luce a la speranza e il Padre ha mandato suo figlio. Nei nostri cuori, che ci fa gridare, Abba, Padre, alleluia. Noi abbiamo comunione con il Figlio e con il Padre, e ci ha mandato il suo Spirito Santo a ravvivare, a ricordarci, alleluia. Amen. Gloria a Dio e a mettere nel nostro cuore anche l'eternità, anche a farci ricordare che lui ci vuole usare anche profeticamente. Per le cose future, lo Spirito Santo eterno come Dio eterno, Gesù eterno. Amen. Gesù, alleluia, si è fatto uomo. Conosce le nostre debolezze, conosce le nostre incapacità, ma Dio stasera ti sta dicendo: Vieni a me, tu che sei travagliato, stanchi, io ti darò riposo, perché io metterò la luce dentro di te quella luce che ti fa sentire leggero io toglierò il tuo carico pesante e metterò il mio peso che è leggero amen alleluia gloria a dio ma non dobbiamo incannare il signore dobbiamo essere umili sinceri e confessare i nostri errori i nostri sbagli lui è pronto a darci una mano a riprenderci a rialzarci alleluia dalle nostre Cadute, alleluia e riportarci nel suo regno di luce, di pace, di gioia, alleluia, di maestà, di signoria, di potenza. Perché il Padre nostro alla fine dice: Perché tu è il regno, tu è la potenza, tu è la gloria. Ma dobbiamo confessare i nostri falli, dobbiamo avere comunione gli uni con gli altri. È bellissimo che i pastori che che predicano e collaborano insieme, che non sia così solo per la televisione, ma che sia così anche nella vita di tutti i giorni, nella vita della Chiesa, nella vita del ministero che Gesù Cristo ci ha dato. Ricordati, alleluia, che tu non sei un re di un piccolo trono. Amen, ma fai parte del regno di Dio. C'è un solo re nel regno di Dio ed è Gesù Cristo, il re dei re, il Signore dei Signori. Entra anche tu. Vieni a farci compagnia. Alleluia. Entra benedetto dal Padre mio. Alleluia. Nel regno del suo amato figlio. Gloria a Dio. Amen. Quando abbiamo comunione gli uni con gli altri, il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Solo avendo comunione, fratelli, quanto è bellissima la comunione, ci purifica dai peccati, dagli errori che facciamo. A volte dalle incompetenze, perché non tutti nasciamo già preparati, amen. Ma Alleluia, io ho bisogno, Alleluia, di prepararmi ogni giorno, di stare alla Sua presenza, di cercare la Sua faccia, il Suo volto, di cercare il Signore. Lo vuoi cercare insieme a me questa sera? Vuoi accettare Gesù nella tua vita? Tu che sei malato vuoi essere guarito? Alleluia, credi nel Signore Gesù. Accettalo come Signore e Salvatore e lui verrà, ti inonderà di luce. Tu sarai inondata di luce. Alleluia. La Bibbia dice: risvegliati tu che dormi e Cristo ti inonderà di luce. Cristo ti inonderà di luce. Alleluia. Perché Cristo è la luce del mondo. Amen. Alleluia. Quindi confessiamo i nostri peccati, siamo sinceri davanti a Lui. Questa sera, se tu ti vuoi accostare al trono della grazia, per ricevere la vita alleluia alza le tue mani al cielo e confessa Gesù come tuo Signore come unico tuo Signore come unico tuo Salvatore il Signore della gloria verrà lui viene chiunque lo invoca alleluia lui si fa trovare amen e chi avrà invocato il Signore sarà salvato amen ma confessa prima i tuoi falli i tuoi peccati le tue mancanze Amen, alleluia, riconciliati anche con chi ti ha fatto del male. Alleluia. Perché se diciamo di essere senza peccato, dice la parola del Signore, noi inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma essendo che Gesù è la verità, amen, ed è anche la via, la verità è la vita, amen, non possiamo ingannare Dio. Perché Gesù è Dio benedetto in eterno. Alleluia, gloria a Dio. Quindi confessiamo i nostri peccati perché Lui è fedele e giusto, ti giustificherà e tu sarai chiamato giusto perché Lui ti giustifica. Tu sarai chiamato santo perché Lui ti santifica. Amen. Senza nessun merito. Alleluia, nessuno è più grande di un altro. Noi siamo i vostri servi, siamo servi. Del Signore, alleluia. Ci mettiamo a disposizione degli altri per portarli nel regno di Dio insieme a noi. Alleluia. Non vogliamo fare come dice l'Apostolo San Paolo. Non vorrei che dopo aver predicato agli altri io stesso sia escluso. Amen. Alleluia. Quindi abbiamo comunione gli uni con gli altri, lo dico anche ai servitori del Signore. È importante quando abbiamo l'opportunità. Alleluia, riceviamo i fratelli, diamogli l'opportunità di predicare nelle nostre chiese. Alleluia, così avendo comunione gli uni e gli altri, i nostri peccati saranno perdonati e purificati e il Signore ci lava col suo sangue prezioso. E sto finendo, alleluia. Amen, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Noi sappiamo che ogni iniquità è peccato. Amen. Anche quello di poter fare del bene non lo facciamo, commettiamo peccato. Quindi quante errore commettiamo in una giornata? Quante mezze bugie diciamo? Ora parlo anche ai fratelli, a quelli che sono nella fede, ai ministri, tante volte per giustificare qualcosa che davanti a Dio non è buono, è buono solo davanti agli uomini, ma noi non ci dobbiamo giustificare con gli uomini. Noi dobbiamo testimoniare agli uomini la nostra fedeltà, il nostro servizio, il nostro amore per i santi, perché sono stati santificati dal prezioso sangue di Gesù. E siamo onorati di servirvi, di essere a vostra disposizione. Alleluia. Io sono a tua disposizione. Alleluia. Per qualche preghiera, per qualche consiglio. Alleluia. Se sei nelle vicinanze di Calvizzano, Marano, Mugnano, Qualiano, Villa Giuliano, noi siamo a Calviziano, siamo nel centro di tutti questi paesi, a nord di Napoli. Alleluia. E grazie a Dio, grazie anche a questa televisione. Alleluia, che io ho potuto parlare a voi stasera, incoraggiarvi a entrare nel Regno, a pentirvi dei, dei vostri peccati. Signore, perdona i miei peccati, salva l'anima mia. Signore, guariscimi, liberami da ogni male, dal maligno che mi tenta. Forse ti tenda col gioco d'azzardo, forse ti tendo con la droga, con l'alcol, forse ti tendo col vizio della pornografia e altri simili, alleluia. Ma questa sera il Signore può purificarti, lavarti, imbiancarti dai tuoi peccati e puoi dire, Signore, salvami, alleluia. Scrivimi nel libro della vita dell'agnello, alleluia. E fa che io sia un figlio del regno. E il Signore dirà, vieni benedetto dal Padre mio, vieni benedetta dal Padre mio, entra anche tu nel Regno insieme a noi. Grazie Padre, alleluia. Voglio pregare per tutti i perduti, voglio pregare per la nazione, voglio pregare per le nazioni, voglio pregare per l'America Latina, per gli Stati Uniti, voglio pregare per l'Argentina, per il Brasile. Voglio pregare alleluia per tutte le nazioni dell'Africa. Voglio pregarti per l'Asia. Voglio pregarti per la Cina, per la Russia. Alleluia. Voglio pregarti per l'Inghilterra. Voglio pregarti per l'Italia, per la Francia. Manda un fuoco di risveglio. Alleluia. Sull'Italia, infiammando tutto il bacino del Mediterraneo. Signore, opera con potenza su queste nazioni, sulla vecchia Europa. Signore, protegge e custodisci Israele. Benedici, Signore, la sua pace, la pace di Gerusalemme, Signore, nel potente nome di Gesù. Noi benediciamo, Signore, il tronco che ci ha innestati sopra. Alleluia perché ci dona quella linfa, quell'olio prezioso della sua unzione. Signore, benedici tutte le nazioni, converti i popoli, converti le nazioni prima del tuo ritorno perché il tuo ritorno è così vicino, più vicino che mai. E noi ti preghiamo, Signore. Che tu possa distruggere le opere dell'inferno, le opere del diavolo, dare autorità alla Chiesa ancora di più, risvegliare la Chiesa, risorgi dai morti, risvegliati tu che dormi e Cristo ci inonderà di luce, Cristo ci risveglierà, Cristo risveglierà le nazioni. Alleluia, prima del suo ritorno, alleluia, un'ondata, alleluia di salvezza verrà, un'ondata di gloria verrà sulla Chiesa, alleluia, ricevi, ricevi la gloria di Dio nel tuo cuore, nel potente nome di Gesù. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i perduti, per gli ammalati, ogni malattia sia guarita, Signore, come facevi tu, facci fare anche a noi, Signore ti preghiamo nel nome potente di Gesù alleluia che malattie rare siano guariti malattie del sangue diabeti alleluia cuori polmoni reni fegato stomaci ossa signore guarisci signore le articolazioni guarisci ciechi guarisci zoppi e risuscita i morti tu lo puoi fare perché noi te lo chiediamo nel nome potente di Gesù il benedetto in eterno Amen. amen. Amen e amen. Grazie. Dio ci benedica. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, grazie Fratello Luigi, Dio ti benedica. E ora vogliamo pregare tutti insieme, Sore Fratello, dovunque ti trovi, mettiti insieme con amen. noi. Eh, se hai bisogno di preghiera, se il Signore ha toccato il tuo cuore, se... Senti il bisogno proprio di avvicinarti al Signore, preghiamo insieme. Non restare ferma così seduta come guardare che cosa facciamo. No, no, no. Mettiti insieme con noi, cioè come se formiamo un bel gruppetto insieme e ci mettiamo a cercare il Signore. Alzati insieme con noi e mettiti insieme con noi mentre... Continuiamo sì. a presentarci e a presentarti al Signore. Sì, sì, a noi pastori piace stare con le pecore per incoraggiarci insieme, per fortificarci e la passione che Dio mette nel nostro cuore. Avvicinati alla televisione, mettiamoci insieme, sì, in un grande giorno di festa sì. ah, a casa no, sì. di Davide, che c'era un allora. grande profeta, lui dov'era? era insieme con le pecore. Signore, noi siamo insieme con voi questa sera proprio perché desideriamo, così come siamo, che il Signore operi nella tua vita. Perciò mettiti insieme mentre noi chiediamo al Signore insieme con te che risponda ai tuoi bisogni. Non restare freddo, indifferente, perché il Signore vuole vedere anche che tu... Metti la tua poca fede insieme alla nostra poca fede e ci avviciniamo insieme al Signore. Fratello Antonio, hai, pregato, hai fatto prima tu la preghiera prima. Preghiamo insieme, tu ci guidi in preghiera insieme a coloro che hanno bisogno. Dovunque ti trovi, fratello e sorelle, se sei in America, se sei nel Canada, se sei all'altra parte del globo, Dio c'è. Non ti preoccupare. Mettiti insieme con noi e vedrai che il Signore opererà nella tua vita. Dio è all'opera e sta operando. Spirito Santo, prendi in mano tu ogni situazione. Alleluia. Vai, fratello Antonio, gloria a te, Signore. Alleluia santo non arrivo. No. Passiamo al fratello Biaggio, non si sente Antonio. Magari ah, se, se poi sente lo facciamo. E intanto preghiamo insieme. Fratello Biaggio, tu mi senti? Vai tu, vai, preghi tu. Prega tu. Alleluia. Santo, 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 è il tuo nome, Signore e Dio Onnipotente, Kadosh, 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 Adonai Elohim Zemahot. Kadosh, 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 kadosh Adonai Elohim Zemahot. Me lo collarezze che vo' me lo collarez che modo me lo collarez che modo tutta la terra è piena della tua gloria e fa che anche la nostra terra sia piena e ripiena della tua gloria a te Padre Santo la gloria a te la maestà alleluia a te la potenza a te la magnificenza a te lo splendore a te la sublimità tutto l'onore e la gloria ma a te padre santo che ci hai così amati per averci donato il tuo grazie, amatissimo grazie, e direttissimo grazie, figliolo per noi signor, sulla croce per noi grazie, e noi ti ringraziamo grazie, veramente con tutto il grazie, cuore Tutte le fonti della gioia sono in te, Padre te, Santo, e grazie perché il fiume di acqua viva Alleluia. è sceso dal cielo oh, per venirci a, a dissetare, per venirci a lavare, a purificare, e grazie perché la cascata dello Spirito Santo, come, come era intorno a tutto il globo della terra, e lo Spirito di Dio ha leggato. Sulla superficie delle acque, così ora lo Spirito Santo porta l'acqua della vita in tutte le nazioni allora, e noi ti benediciamo con tutto il cuore. Dio, Dio. Tu conosci il bisogno di ognuno Dio, Dio. e di ciascuno Dio, Dio, Dio. e noi ti presentiamo a te, Padre d'amore, e grazie Dio. perché Dio, Dio. con l'umiltà della nostra vita noi vogliamo benedirti vogliamo amarti donaci la perseveranza Signore, Padre Santo rendi saldo il cuore del tuo popolo a ciascuno Signore e fa che mai nessuno Signore si raffredda ma con il fuoco dello Spirito Santo infiamma ogni cuore anche dei deboli Signore perché il tuo nome sia glorificato in ciascuno e in ognuno in questo mondo che ti loda, come tu hai detto, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Dona la salvezza ora, Signore. Dona la guarigione ora. Dona l'amore, dona l'umiltà ai tuoi servi. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo, il Signore, e fa che veramente possiamo seguire le orme del Signore. Signore, quando seguiamo le tue orme allora noi non calpestiamo i fiori, non, cal non calpestiamo il prossimo, non calpestiamo il prossimo ancora, non calpestiamo fratelli e diamo gloria al tuo nome. E grazie per questa possibilità che hai dato al fratello, Signore, di fare televisione, Signore, mondiale. E grazie perché, Signore possiamo entrare attraverso la televisione nelle case delle persone padre santo sei tu che devi entrare nei cuori della gente e grazie perché attraverso il senso dell'udito ascoltano la parola del signore e la fede nasce poi nella mente entra nella mente e poi dalla mente signore scende nel cuore alleluia. e quando il cuore si apre alleluia come dice il Signore ecco io sto alla porta e busso alleluia. se uno ode la mia voce alleluia. ed apre la porta del suo cuore io entrerò da lui grazie, da lui cenerò con lui ed egli cenerà con me grazie perché con Gesù c'è gioia c'è amore c'è salvezza c'è perdono c'è grazia c'è liberazione c'è guarigione alleluia e soprattutto c'è santificazione. Grazie alleluia. perché da peccatori ci alleluia. formi, ci trasformi in santi. Grazie, Padre Santo, nel nome di Gesù Cristo alleluia. il Signore, alleluia. nello Spirito Santo, noi preghiamo. Amen. Amen, Amen. e Amen. Grazie Dio ti benedica. Antonio, ci sentiamo. Ma si sente si le calma, benedetto. Sei tu, Signore Dio, senti allora? Prega tu, fratello ah. Luigi, alleluia. Gloria alleluia! Grazie, Padre, a te la lode e la gloria per questo privilegio, ancora di gloria. pregarti Grazie, Signore, signore. Grazie. alleluia, per tutti i pastori che abbiamo ministrato questa sera solo per la tua gloria, solo per renderti un servizio santo, eh. Signore, benedici, Signore, i culti che avremo nella giornata di domani, dal mattino alla sera, la tua unzione non cessi mai di scendere su di noi copiosamente, Signore. Alleluia. Benedici ed opera su parole di vita su tutte le organizzazioni, Signore, su tutte le chiese d'Italia, dell'Europa, del mondo. Benedici, Signore, in particolare i perduti, sanali, salvali. Alleluia, sì, Signore, usati di noi, Signore, usati, Signore, anche dei giovani, alleluia, che stanno emergendo, Signore, possa la tua unzione diventare doppia come quella di Eliseo, Signore, possa tu strabenedire ognuno di loro, Signore, ognuno che cresce, ogni discepolo, Signore, alleluia, e nel nome di Gesù possa tu veramente inondarci della tua potente luce. Delle tue potenti benedizioni, signore. Abbiamo bisogno, alleluia, su Biagio Narducci, sui suoi collaboratori, su Antonio Izzo, su Cataldo Petrone, sulla mia vita, su quella della mia famiglia, signore, ma soprattutto su tutte le famiglie della terra, sia gloria. Alleluia, scenda la tua potenza, alleluia, porta salvezza, signore. Dacci strategie nuove. Alleluia, per arrivare, Signore, alla salvezza delle anime e usati della televisione, usati dei media, non, Signore, per criticarci, per giudicarci, alleluia, ma per salvare i perduti, Signore. Usaci ognuno di noi nel nome di Gesù con la tua potente parola, alleluia, a santificare gli altri, Signore, a liberarli dalle tenebre, a liberarli dal peccato, a liberarli dalla schiavitù alleluia affinché per le tue lividure sia, siano guariti anche loro come hai guarito noi signore ti lodiamo ti ringraziamo e ti benediciamo in Cristo Gesù il Signore della gloria il benedetto in eterno amen amen e amen gloria signore alleluia Antonio ci riusciamo Attacca e stacca le cuffie, vedi un poco. Shalom, shalom, shalom. Questo è il è saluto. saluto dei figli. Signore. Sì, il microfono è Shalom, shalom. shalom. È il Lei desiderio è che nasce da... sul collegamento. Va bene, preghiamo. Chiudo io così ci fermiamo Signore ti ringraziamo per questa bella serata per tutto quello che hai fatto ed ora Spirito Santo di Dio spandi la tua benedizione in lungo e in largo che arriva la tua parola nel nome di Gesù Cristo e mentre noi ci fermiamo Spirito Santo di Dio tu continua ad operare perché tu sei all'opera e sei tu perché questa è opera tua sei tu che devi continuare ad operare per portare salvezza, liberazione, guarigione, vita nuova, risposte appropriate a coloro che hanno bisogno di te, Signore. La tua parola, Signore, ci incoraggia nel dire che non è per forza, né per potenza. Ma per lo Amen. spirito mio, dice il Signore. E noi invochiamo te, Spirito Santo, che oh, metti oh, in moto tutti sì. i tuoi eserciti oh, per operare in favore di coloro oh, che oh, si oh, aprono oh, a te sì, e oh, che tu possa oh, operare portando oh, risposte. Segni, prodigi e miracoli per la gloria di Gesù Cristo, Spirito Santo. Aiutaci a glorificare Amen. Gesù e Amen. che possiamo insieme glorificare per la gloria di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, unico Dio Amen. benedetto in eterno. Che la benedizione di Amen. Dio nel nome di Gesù Amen. Cristo resti su ognuno di noi ora. E sempre, amen. alleluia, gloria ti rendiamo amen. Signore, ora e sempre, amen. amen, amen, amen. Vi voglio amen. ricordare che domani amen. mattina abbiamo la Santa Cena, se partecipi metti ordine nella tua vita, in modo che Glorie. possiamo partecipare con tutto il cuore davanti al Signore. Devi prepararti un po' di vino no. e un po' di pane. Perché io lo faccio qui, ma non te lo posso portare a casa, sorella, fratello, dove ti trovi e lo prendiamo insieme e ci mettiamo in ordine con il Signore e continuiamo. Eh? Bene, Dio vi benedica. Domani mattina alle dieci e mezza abbiamo il culto di adorazione e di santa cena. Se senti nel cuore di partecipare, prepara il tuo cuore, cerca il Signore. Se devi mettere ordine, devi chiedere perdono a qualcuno, prendi il telefono, fallo subito e liberati da pesi e da ostacoli che ci possono essere nella tua vita. Così ti nutri del corpo e del sangue di Cristo che porta guarigione, liberazione, salvezza, porta benedizione nella tua vita nella tua casa e nella tua famiglia. Ci vediamo domani mattina, Dio piacendo, pace e buonanotte.